Ciao ragazzi, siamo a Sant'Agata dei Goti presso la porchetteria d'Angelo e siamo qui con Lorenzo, il titolare. Lorenzo, raccontaci quando e come nasce la passione per la porchetta. Buongiorno innanzitutto e poi benvenuti nel nostro piccolo laboratorio. Ecco, noi facciamo una porchetta tutta artigianale, cotta a legna ed è nata nel lontano 87-88 con una scommessa che è venuto un signore, a chiederci una porchetta. Io in quell'epoca non sapevo neanche che cosa era una porchetta. Con l'aiuto degli amici che ho avuto, me l'hanno preparata, io l'ho cotta e ho iniziato a fare quella porchetta. Poi col passare del tempo mi è stata chiesta e ho cercato in tutti i modi per vedere come è possibile preparare una porchetta. E un pochettino rubando il mestiere, un pochettino facendo un pochettino le nostre esperienze e tante di quelle cose siamo riusciti ad ottenere questo prodotto. Premesso che questo negozio non è nato come porchetteria, ma è nato come girarrosto per la cottura dei polli nel lontano 82. Poi man mano, dicendo nell'87, ci è venuta questa occasione di preparare una porchetta e abbiamo fatto la porchetta. Col passare del tempo ci siamo, immolati in questo lavoro, anche perché è un prodotto che ci è piaciuto, prima di tutto ci è piaciuto a noi a mangiarla e poi man mano con la selezione degli animali e tutto il resto, abbiamo anche messo un allevamento di maiali nel lontano 2000, 98-2000, che è durato fino al 2006-2007. E queste porchette per noi è un qualcosa di eccezionale perché le facciamo noi, però giustamente cerchiamo di dare il meglio ai nostri clienti, dandoci un prodotto sannita perché noi facciamo porchette sannite, dandoci un prodotto di qualità, freschezza, perché le compriamo appena macellate e quindi le lavoriamo. Non facciamo magazzino perché, come vedete, il locale è piccolo e non abbiamo il posto dove ammagazzinarle. E in questo caso noi proponiamo ai nostri clienti un prodotto molto fresco e un prodotto che possono consumare subito o possono tenerlo anche qualche giorno senza nessuna Allora, problematica. la porchetta d'angelo è un prodotto d'eccellenza del sannio artigianale. Ma Lorenzo, ci spieghi cosa significa oggi fare artigianato? È un mestiere molto difficile. Prima di tutto ci vuole la passione, ci vuole la consapevolezza di saper fare un prodotto, di farlo con coscienza, acquistare prodotti del proprio territorio e valorizzarli, metterci l'anima in quello che si fa. La differenza tra l'artigianale e l'industriale è che i prodotti artigianali non sono mai uguali uno con l'altro, mentre i prodotti industriali sono sempre dello stesso sapore o della stessa maniera o della stessa fattura. Oggi è difficile fare l'artigiano, perché bisogna prima coinvolgere il cliente a far capire che cosa significa essere artigiano. Significa acquistare prodotti genuini, lavorarli con una passione, dargli un tempo materiale per poter far sì che il prodotto venga, diciamo quasi perfetto. Ma è impossibile avere un prodotto perfetto, perché proprio è questo il fatto dell'artigianalità. Quanto è importante educare un cliente, un ristoratore, all'artigianato? Educare un ristoratore a un artigianato, cioè dell'artigianato, è molto molto complesso, anche perché i ristoratori non hanno la possibilità di dare il tempo all'artigianato per poter fornire i prodotti. Oggi la ristorazione è semplice per alcuni,
perché il momento in cui finisci un prodotto vai in un ingrosso, compri il prodotto e il giorno dopo ce l'hai sulla tavola. Mentre con noi artigianati, non noi artigiani, il prodotto va in un certo qual modo a una tempistica, prima per l'acquisizione dei prodotti e poi per la lavorazione. Purtroppo i prodotti artigianali hanno bisogno del loro tempo, non possono essere accelerati nella fase di preparazione, né nella fase di cottura e né nella fase di... L'unica fase che potrebbe essere accelerata è quella del furgone che va avanti e indietro, più di questo non possiamo fare. Mentre nella parte che non è artigianale, in quel caso si possono modificare forme e qualità in tutti i modi. E vediamo la preparazione della porchetta. La nostra porchetta è condita con aromi molto naturali, si possono evincere e vedere dal banco, vengono mischiati sulla carne, distribuiti in forma, diciamo, più o meno omogenea, viene salata e poi adesso ripartiamo alla parte dove viene cucita. Faremo anche la parte del sarto, in modo che impareremo anche a cucire. E questa è la parte della cottura. Ecco qua. E questo è il prodotto finale. Finito. Lorenzo, ci dici qualche porchetta particolare che hai realizzato? Porchette particolari che ho realizzato? Diciamo che tu hai detto finito, ma questa non è finita perché deve essere ancora legata e poi rimessa a cuocere sul girarrosto. Porchetta diciamo particolare le abbiamo fatte in vari tipi, ma più che porchetta abbiamo fatto dei panini. Ma la porchetta vera e propria in particolare è stata fatta con i funghi porcini. In occasione della saga dei funghi porcini a Cusano abbiamo fatto la porchetta al fungo porcino. La porchetta viene, come avete visto prima, avvolta. All'interno ci sono stati messi i funghi porcini del Matese all'interno, cuciti e poi è stata cotta. E nel momento in cui tagliavamo la porchetta uscivano dei funghi e quindi davano un profumo aromatizzato cioè la porchetta veniva aromatizzata a fungo. E poi in particolare altri non ne abbiamo fatto. Abbiamo fatto dei panini con la melannurca, perché essendo un territorio fornito di piante di melannurca ed è un territorio che produce melannurca, noi abbiamo fatto un panino con la melannurca. Poi in effetti niente più.